Ciao a tutti, oggi finalmente un nuovo video. In questo video apriremo dei pacchi perché mi sono arrivati ben due pacchi, uno gigante, e il primo che vi faccio vedere è di una collaborazione ed è una collaborazione con l'azienda Prozis, che io non avevo mai provato i loro prodotti, quindi li proveremo insieme. Infatti mi hanno chiesto se volevo provare i loro prodotti e io ho deciso di accettare perché ero super curiosa di provarli, anche perché hanno tantissime cose. Sono dei prodotti che riguardano un pochettino poi l'ambiente sportivo, a me interessa sempre tantissimo e quindi ho deciso di accettare. Questa è, diciamo, il primo unboxing che facciamo insieme. Mi hanno mandato un po' di cosine, soprattutto di cose nuove che magari vi possono interessare. Possono interessare anche a me perché io sono super curiosa di provarli. Allora, vi faccio vedere i primi prodotti. Devo dire che mi sono arrivati scatolati benissimo, con varie protezioni, e in fondo, vi farò vedere dopo, sono dei prodotti che comunque vanno nel freezer e hanno chiuso, vi faccio vedere, tutto in questa scatola qua, che poi c'è anche scritto Prozis, cioè è bellissima anche la scatola, e all'interno, se riesco a aprirla, e all'interno vedete c'erano tutti questi e in più il ghiaccio secco per tenere tutto a temperatura, perché sennò c'era il rischio che certe cose si sciogliessero, anche se diciamo che non fa caldissimo, quindi il pacco era fatto veramente benissimo. Allora, iniziamo subito. Io naturalmente ho subito specificato che, avendo un'alimentazione vegetariana, diciamo che posso scegliere determinate cose sull'alimentazione ma non posso utilizzarle tutte, però devo dire che ci sono parecchie cose da scegliere, perché insomma mi sono arrivati molti prodotti. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo qui, che praticamente sono dei burger di soia con le lenticchie rosse, quindi sono super curiosa, vegane, qua c'è scritto, senza coloranti, senza l'aggiunta di zucchero, GMO free, vegani, insomma, quindi anche i vegani li possono utilizzare. Come valore energetico, per 100 grammi ci sono 223 calorie, quindi questi sono 2 da 80 grammi, e come proteine siamo a 15 grammi, quindi ottimo. Devo dire che mi piace anche molto la confezione, come è fatta, è carina. E all'interno, vedete, sono chiusi così. Devo dire che questi qua poi li ho visti molto spesso chiusi in questa plastichina così, quando vado al Natura sì, che ci sono dei prodotti che appunto per mantenere la freschezza sono fatti nella stessa maniera. E all'interno ce ne sono 2, quindi questi sicuramente li proverò, non so se già stasera, perché sono super curiosa di provarli. Farò sapere come mi sono trovata, se mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti, quali mi sono piaciuti di più e che c'è più di un gusto, adesso vi faccio vedere. Questi qua in particolare sono con le lenticchie rosse. Poi abbiamo un altro pacchettino che è questo qui, vi faccio vedere da vicino, che praticamente è un burger vegano con le patate dolci e penso con i ceci, sì. Sono sempre vegani, senza coloranti, senza zucchero aggiunto, quindi insomma dalla presentazione sembrano davvero fantastici. E le calorie per 100 grammi di prodotto siamo a 151 calorie, quindi neanche tante. E come proteine qua ce ne sono parecchie di meno, quindi sono 4,7 grammi. I grassi però sono di meno rispetto a quegli altri. Sono curiosa di provare anche questi, penso che comunque all'interno siano nella stessa maniera, quindi sono 2 burger sempre da 80 grammi e si vedete sono sempre fatti in questa maniera qui e ce ne sono all'interno 2. Vi dico anche quando scadono, se lo riesco a capire, scadono nel 2021, quindi c'è anche tempo per utilizzarli. Li faremo fuori in pochissimo tempo. E niente, quindi questi invece sono patate dolci e ceci. Poi abbiamo questo qui, che è un burger di seitan con pomodoro e basilico, vegano, senza GMO, senza coloranti e senza zucchero aggiunto. Questo come calorie supera quello precedente, perché sta a 264 calorie per 100 grammi. Le proteine però sono molte di più, perché siamo a 18 grammi. Ah, vi potevo dire direttamente le calorie per 80 grammi, ma non ci sono, non l'ho letto quello precedente. Comunque 80 grammi di questo prodotto sono 212 calorie,
questo con le lenticchie 178, le patate dolci ne ha 121 per 80 grammi. Quindi questi sono i tre burger che adesso vado subito a mettere in frigorifero, perché stasera insomma deciderò se quale scegliere tra i tre, perché sono super curiosa e proverò sicuramente stasera. Adesso vi faccio vedere invece i prodotti da freezer. Eccomi qua, mi sbrigo a farvi vedere questi perché non li vorrei scongelare. Allora, una cosa che sono proprio tantissimo, tantissimo curiosa sono i gelati della Prozis, e mi hanno mandato l'Isense, si chiamerà? Non lo so, Protein Ice Cream. E questo qui in particolare di gelato è alla vaniglia e al caramello salato. Guardate quanto è bella la confezione. Cioè, veramente bellissima. E sono super curiosa di provarli questi qui, perché poi il gelato... cioè io adoro, poi adesso arriva anche il periodo con la primavera che sta per arrivare, e niente, noi amiamo tantissimo il gelato, quindi questo poi magari lo farò provare anche a Rebecca e vi darà la sua recensione, perché come sapete Rebecca quando c'è da recensire prodotti da mangiare è in prima linea. Quindi qua dentro ce ne sono 4, quindi li può provare tranquillamente. E allora, un gelato sono 80 grammi, per 100 grammi sono 276 calorie. Quindi insomma, per quando volete il gelato e non volete esagerare, potete utilizzare questi qui di Prozis e niente, sembra davvero buonissimo. Vi faccio vedere anche l'immagine qua, c'è scritto che è senza glutine, quindi se vi interessa potete utilizzarlo, e che ha il 73% in meno di zucchero, quindi ottimo. Questo lo proveremo sicuramente a merenda, siamo super curiosi anche di questo. Magari vi farò anche un mukbang se vi piace, dove proviamo per esempio uno di questi, non gelato, perché magari, oh, non lo so, potrebbe pure un mukbang gelato, forse non l'ho mai visto fare da nessuno. E questo qui è il vegan curry con riso basmati, e questo sono curiosissima, sembra che mi hanno veramente letto nella mente, perché io volevo provare tutti questi, lo dicevo negli ultimi mukbang, che volevo provare tutte queste cose un po' straniere, tipo ricette estere un po' particolari, e loro mi hanno mandato questo. Questa addirittura si fa direttamente in microonde, non so, spero si possa fare anche in altri modi, perché io il microonde adesso non ce l'ho più e spero ci sia un altro modo, magari nel forno. Vabbè, questo andremo da nonna Rita a provarlo, perché nonna Rita ha il microonde, così gli fregheremo anche il microonde. Nonna Rita, sei avvisata. Per 100 grammi di prodotto qui siamo a 130 calorie, quindi insomma ottimo. Non ve lo posso far vedere aperto, però sicuramente in qualche video ve lo mostrerò. Poi abbiamo altri di questi, ed abbiamo questo, no vabbè, questo sono super curiosa. Proviamo tutte le varie ricette, dalle ricette indiane passiamo alla ricetta messicana, che mi incuriosisce tantissimo, ragazzi. E questo è un vegan chili con il riso, quindi perfetto, con molte fibre, sempre nel microonde in 7 minuti. L'altro ci metteva 7 minuti sempre, quindi questi più o meno sono 7 minuti. Mi sto congelando un dito, ragazzi. E praticamente questo come calorie, ve lo dico subito, siamo a 108 per 100 grammi. Tutto quanto il prodotto sono 450 grammi, ma non credo proprio che riuscirò a mangiarmelo. Non lo so, poi lo vediamo aperto. E per tutto il prodotto sono 484 kcal, insomma un pasto completo. Perché avete sia il contorno che la parte insomma dei carboidrati e la parte delle proteine. Mi sembra un prodotto davvero interessante. Poi è vegano, insomma, non è una cosa da poco. Poi l'ultimo, Marocco, e abbiamo il vegan tagine, non lo so, vabbè, c'è il couscous che a me piace tantissimo, quindi sono curiosa di provare anche questo. Questo ci mette un minuto in meno nel microonde, perché ci mette 6 minuti. Dice che ha un alto contenuto di proteine e pochi grassi saturi, e appunto sono utilissimi se magari ve li volete portare. Magari il lavoro, avete il microonde, li scaldate e questi sono pronti, cioè sono proprio perfetti. Magari per esempio lavoro da me, oddio si sta staccando tutta la cosa dietro, lavoro da me, c'è il microonde, io mi potrei portare direttamente questo, magari l'ho scongelato, perché penso si scongeli prima, adesso poi lo leggo, e lo mettete nel microonde, non vi dovete portare solo la forchetta, perché avete anche il contenitore, e mi sembra veramente una cosa super, super utile per chi lavora. E qua abbiamo per 100 grammi 105 calorie, mentre per 380 grammi 400 calorie.
E niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che mi hanno mandato dalla Prozis. Adesso vediamo insomma successivamente che prodotti arriveranno, perché sono super curiosa di provarli, perché hanno veramente tantissime tantissime cose. Io comunque vi lascio un codice sconto che trovate nella descrizione. Vabbè, ve lo scrivo anche da qualche parte qua sopra. Non so se è una 10, però non vorrei dire una cavolata, comunque ve lo scrivo. E che vi permette appunto di acquistare i loro prodotti con il 10% di sconto. Quindi vi consiglio di andare a vedere il sito, che vi lascio comunque sia il sito che il codice sconto, che tutti i riferimenti, tutti in descrizione, così almeno non perdete nulla. E niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che mi ha mandato Prozis. Io spero che il video vi sia piaciuto. Consigliatemi magari anche dei prodotti che avete già provato, fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono i vostri prodotti preferiti di Prozis. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, come al solito, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di seguirmi sulla pagina Facebook e la pagina Instagram che trovate o qua in sovraimpressione o in descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!